Svelo i segreti dell'ultimo dipinto di lui. Edouard Manet non lo sa, ma sta lavorando al suo ultimo dipinto. All'interno del bar Il Foie Berger di Parigi, un famoso locale a metà tra un caffè e un teatro, si trova Suzanne. Nemmeno lei lo sa, ma sta per diventare la protagonista di uno dei dipinti più belli di sempre. Suzanne è una giovane ragazza dai capelli biondi. Indossa due preziosi orecchini di perla ed un elegante collarino nero che come pendente ha un cameo. Potrebbe tranquillamente essere una raffinata cliente del locale, ma non è così. Lei, al Foie La Berger, ci lavora come barista. La ragazza ha uno sguardo perso nel vuoto, che sembra quasi attraversare lo spettatore. Uno sguardo che sta a metà tra tristezza e malinconia. Suzanne è completamente immersa nei suoi pensieri. Dietro di lei, il grande specchio rovescia il punto di vista, permettendoci di vedere quello che vedono i suoi occhi. Un uomo tra la folla la sta osservando, mentre poco distante una trapezista esegue il suo spettacolo. Sul bancone, quasi a comporre una natura morta, ci sono delle bottiglie di champagne accanto a delle bottiglie di birra. Un dettaglio che ci fa capire che il locale era frequentato dalla borghesia parigina e che le ragazze che ci lavoravano non vendevano solo alcol, ma per qualche soldo in più anche il loro amore. Dal malinconico sguardo di Suzanne traspare il suo pensiero. Dalla sua vita avrebbe voluto sicuramente altro, esattamente come l'artista che la ritratta, che in una sua celebre frase disse: «Non mi spiacerebbe leggere finalmente da vivo l'articolo strabiliante che mi consacrerà dopo morto». Questo fu l'ultimo dipinto di Manet.